dal 17 al 25 aprile c'è Living Nature, la natura dell'abitare. Il progetto voluto dal Salone del Mobile, sviluppato con lo studio di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e docente al MIT di Boston, è collocato in pieno centro tra il Duomo e Palazzo Reale, sotto lo stretto controllo della Soprintendenza ai beni architettonici. L'installazione temporanea di circa 500 metri quadrati per 5 metri d'altezza, frutto di un lavoro di un anno da parte di 25 professionisti, non solo architetti ma anche paesaggisti, botanici, scenografi, permette un'immersione microclimatica senza precedenti. In essa infatti vengono ricreate le quattro stagioni, primavera, estate, autunno, inverno, visibili in soli 10 minuti. L'attenzione viene posta sugli aspetti legati al consumo energetico e al controllo del clima, dimostrando che non sprecare energia è possibile. Il sistema può utilizzare il calore generato durante la fase di raffreddamento dell'area invernale per riscaldare l'ambiente estivo. L'obiettivo è quello di arrivare a consumo zero. I quattro spazi interni ospitano ognuno una serie di piante, dagli alberi agli ortaggi tipici della stagione. I visitatori saranno in grado di cogliere l'aspetto ricreativo come quello educativo relativo all'esplorazione del rapporto tra città e natura. Un argomento ricorrente nella cultura occidentale dai tempi antichi fino a Frank Lloyd Wright e alle utopistiche città-giardino di Ebenezer Howard. Con in mente un sogno, quello di poter un giorno replicare questa esperienza negli ambienti della vita quotidiana, dagli uffici alle stesse abitazioni, perché non c'è posto dove viviamo meglio che immersi nella natura. Il tema del progetto è nato insieme al Salone del Mobile proprio ripensando al concetto di design oggi, un design che deve necessariamente prendere in considerazione i grandi temi mondiali, in questo caso i temi che sono legati alla natura, alla sostenibilità e al controllo del clima e del microclima urbano. I microcosmi climatici di Living Nature resteranno a Milano fino al 25 aprile.